Expo Vending Sud 2019, ci troviamo nello stand di Lollo Caffè e siamo in compagnia di Ciro Lollo. Ciro, bentornato dinanzi alle telecamere di VendingTV.it. Un saluto a tutti gli amici di Vending TV. Che dire, oggi a Catania c'è stata una bella affluenza di gente, contrariamente a quello che ci aspettavamo. Infatti noi quest'anno ci siamo ripromessi di venire, anzi imposti quasi, perché abbiamo saltato questa manifestazione per due o tre edizioni perché combaciava con altri impegni, con altre manifestazioni. Siccome in Sicilia abbiamo un bel pubblico di clienti, di amici e di sostenitori del marchio Lollo, quindi appassionati consumatori del nostro prodotto, era rigoroso ed obbligo essere presenti qui e dare a loro le ultime notizie e le nuove, diciamo, le novità che Lollo Caffè, come ogni anno, si appresta a presentare sul mercato. Ciro, voi offrite al mercato in 8 tipologie diverse di formati, 5 miscele e in aggiunta 5 solubili, un'offerta davvero completa al mercato. Per giunta avete un testimonial d'eccezione che è Antonino Cannavacciuolo, che rappresenta davvero, da una parte, ecco, è un amico, ma è anche e soprattutto il volto più genuino della cucina italiana. Quanto ha contato, insieme alla completezza dell'offerta, il fatto di aver avuto un amico che vi ha accompagnato in questo percorso negli ultimi 3 anni? È contato moltissimo, ci ha dato una grossa mano, perché Antonino, al di là di essere un personaggio famoso, socievole, genuino, di essere genuino e di grande carisma e personalità, ci ha aiutato molto, in quanto lui dà un messaggio proprio di qualità, di impegno e di passione in quello che fa, che è un po' il nostro claim, gusto e passione, perché in tutte le cose ci vuole quello e quello. E per cui stiamo facendo un bel percorso insieme e qualitativamente lui, in quello che realizza, da sempre il massimo, lo stesso cerca di fare Lollo Caffè. Difatti credo che siamo una delle poche aziende in Italia che ha il paniere di prodotti più ampio degli altri, cioè di tutti in effetti. Ciro, infine, quali sono le novità che dobbiamo attenderci per il prossimo semestre, in vista anche di quella che sarà la fiera delle fiere del vending, Vendi Italia 2020, che si terrà nel prossimo maggio? Ci sono molte novità, però le stiamo ancora concretizzando e mettendo a puntino il tutto, perché sono novità su un tema molto sensibile come la compatibilità, la compostabilità. Difatti siamo qui a Catania, abbiamo presentato il nuovo kit accessori che è totalmente compostabile, quindi da poter gestire tranquillamente, a differenza della plastica, della paletta di plastico, questa è totalmente compostabile e gestita nell'umido. Oltre a questo ci saranno poi delle novità che scopriremo ad ottobre all'host, proprio per mantenere alta la curiosità dei nostri sostenitori. Noi ci saremo, presenteremo in quell'occasione anche tutte le tue novità dedicate all'Horeca, quindi al ramo bar, per i bistrò, per tutti coloro che desiderano aderire alla vostra offerta, che di per sé è già abbastanza ricca. Voi avete iniziato da pochissimo in fondo e avete al vostro attivo già una significativa quantità di bar vostri clienti. Sì, sono 2 anni, se ti ricordi noi presentammo insieme, tu mi desti l'opportunità di spiegare un po' per sommi capi il discorso dell'Horeca. Dal 2017 ad oggi ha impegnato circa il 7%, l'8% del nostro fatturato, che
considerando i nostri numeri, è abbastanza, insomma, è una quota abbastanza soddisfacente. Però abbiamo notato che c'è ancora molto da fare, per cui abbiamo molte idee e molte cose da proporre, che, ti ripeto, sempre in sede dell'host, che è un evento che raccoglie un po' tutti i rami, lì faremo la presentazione di tutto. Un po' di pazienza da parte dei nostri clienti, perché le idee sono, i progetti che noi presentiamo sono ambiziosi e articolati, per cui c'è bisogno di 5 minuti di attenzione. Diciamo qualcosa in più di 5 minuti. Anche 10, va. Grazie Ciro, grazie per l'opportunità. Voi avrete modo di scoprire tutto ciò che si nasconde dietro i nuovi progetti di Lollo Caffè attraverso vendingtv.it e naturalmente vendingnews.it. Ciro, grazie. Grazie a voi e un saluto a tutti gli amici di Vending TV.